Oggi a San Marzano di San Giuseppe, dove si trova la più grande comunità Arberge d'Italia, per parlare di un antichissimo mestiere, un mestiere assai unico, il comignolaio. Il costruttore dei comignoli, detto anche lo fumaro, e lì con la nostra Rosaria Ricchiuto conosceremo Pino Franco, conosciuto anche come Pinu Fanalaru. E lui, con questi antichissimi attrezzi, ci racconterà la storia di questo mestiere. Cari amici delle terre del Salento, il nostro viaggio alla riscoperta delle antiche arti e mestieri del nostro territorio ci porta ogni volta alla riscoperta di tante, tante sorprese della nostra terra. Oggi mi trovo a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove ho avuto la fortuna di rintracciare un mestiere davvero antichissimo e unico nel suo genere. Sto parlando del comignolaio, il costruttore di comignoli, qui chiamato Lu Fumaru. Qui questo mestiere assume un grande valore e ha una grande storia. E capirete anche il perché. A San Marzano ci sono alcuni dei comignoli storici unici in Puglia e nel Salento, detti anche comignoli balcani in stile Arbèche. Pensate che in piazza centrale del paese ce n'è uno dei comignoli forse il più antico del paese. È il famoso comignolo a forma conica con impressi i volti di Giorgio Castriota Skanderbeg. I comignoli di San Marzano sono riconoscibili dalla forma conica con la parte superiore affusolata. Erano costruiti in maniera molto spettacolare perché si dovevano notare quasi un'identità di chi abitava. A San Marzano ce ne sono ancora 7, databili dai 300 ai 100 anni. Sono l'ultima traccia di questa bella e storica cultura. In questo paese di circa 10.000 abitanti, dove si parla ancora l'antica lingua Arbèche, ci sono alcune famiglie che lavorano il tufo, il carparo, fabbricano antiche volte, caminetti e comignoli, seguendo lo stile balcano di una volta. Oggi, proprio qui a San Marzano di San Giuseppe, conosceremo un artigiano che lavora con i metodi antichi di una volta e anche con gli strumenti di una volta. Costruisce comignoli meravigliosi. Stiamo parlando del maestro Franco Pino, detto anche Lu Fanalaru. Andiamo ad incontrarlo. Maestro Franco, quando hai fatto il tuo primo comignolo? Raccontaci. Allora, il primo è successo, l'ho fatto circa 20 anni fa, lavorando insieme a qualche maestro più anziano, mi ha insegnato a fare questi comignoli tipici albanesi, che poi sarebbero quelli tondi che si vedono ancora su alcune case abbandonate. Tra l'altro, perché non è che si fanno più tanto, insomma. Perché proprio questo mestiere? Chi te lo ha tramandato? Ma questo è un mestiere tramandato da generazioni, magari sarà saltata qualcuno in corso degli anni, però alla fine stiamo cercando di recuperare quello che, diciamo, si faceva una volta, solo che adesso è stato tutto abbandonato. Insieme al mio collega cerchiamo di tirarlo fuori, e tanti altri del paese. Quindi è già importante che tu hai dei discepoli, degli apprendisti, sì, che ti aiutano. Qui, sì, oggi abbiamo Graziano. Graziano. Che tipo di materiali si usano per questi comignoli? Allora, il materiale, questo qui è un tufo pressato che viene estratto dalle cave di Fragagnano e Lizzano, dove ci troviamo adesso. È un materiale malleabile che si lascia lavorare tranquillamente, senza tanti sacrifici, diciamo. Come potete notare, anche con attrezzi moderni e rustici come una volta. Quindi io qua vedo tanti attrezzi. Sì. No? E sono gli attrezzi proprio del comignolaio, del Lu Fumaru, come esatto, qui esatto, li esatto, chiamano, sì, no? Sì. Ecco, e questi strumenti a cosa servono? Niente, diciamo che per quanto riguarda queste scanalature viene usato un tipo di raspone che sarebbe quello lì. Ecco, poi, questa lavorazione, sì, stiamo parlando. Poi per questa parte tonda si usa questa lima e niente, poi il resto con questa serra qui. Per quanto... Come andiamo ad agire? Come si fa proprio un comignolo? Spiegaci un poco. Sì.
Allora, arrivati sul tetto, si decide quanto fare questo comignolo. Allora, se facciamo un'ipotesi, lo dobbiamo fare da 30 centimetri, no? La metà è 15, si mette un chiodo qui con un pezzo di spago e si fa la circonferenza. Così. Ora non è tanto preciso, però. Poi si dà inizio alla muratura. Chiaramente questi qua, se hanno uno spessore di 6-7 cm, si fa un'altra circonferenza. Si fa. Sempre puntando con un chiodo qui, uno spago, si traccia e si fa in base a quanti pezzi vogliamo fare. Una volta fatto quello, sappiamo quant'è la misura di qua. Questa è misura, ipotesi, esempio, 15, 20. Questi sarebbero i pezzi. Sì, questi sarebbero tutti i pezzi. I pezzi che compongono un comignolo. Esatto. Allora si inizia e si fa. Questi poi vengono tutti tagliati così. Si inizia il primo corso. Il primo corso è tutto chiuso. Poi facciamo finta che questo è già il secondo corso. Si lascia lo spazio. E si gira, si lasciano 10 cm, 15, dipende da quant'è la circonferenza. Dopo si inizia l'altro corso, che va così. E così via. Lasci questo e poi va di nuovo sopra. Una volta arrivata alla fine, esatto, una volta composto tutto per bene questo comignolo, allora poi si dà il coperchio sopra, che lì poi c'è un po' di immaginazione, uno come lo vuole fare, se lo vuole fare pure rotondo, se può fare dei disegni sopra, se vuol mettere qualcosa. Ma da cosa si riconoscono i comignoli di San Marzano? Si riconoscono proprio da questo particolare, che sono rotondi. Sono rotondi. Hanno uno stile, diciamo, tutto sì, particolare. Ecco, che si dice che è uno stile dell'Albania, cioè delle tradizioni che vanta, diciamo, San Marzano. È legato anche a una vecchia lingua che voi ancora parlate. Sì, vero? Diciamo che la maggior parte della gente ancora la parla. C'è chi lo capisce e non lo parla, però insomma ci sono anche dei corsi che fanno a San Marzano per quanto riguarda la lingua albanese. Allora, ascolta maestro, ma io vorrei chiederti se c'è un comignolo che ti ricordi, uno, il più bello che hai fatto, che lo ricordi con particolare affetto, magari, ecco, quello era il mio comignolo più bello, perché? Diciamo che è stato il primo che non l'ho fatto da solo, ma l'ho fatto insieme a chi me l'ha insegnato. Essendo il primo, sai com'è, l'emozione, la prima volta che fai una cosa che magari non si faceva da tempo, diciamo che quello è stato in particolare quello più bello, dove tu hai imparato, diciamo, quest'arte di fare questi comignoli per poi tramandarli magari agli altri, mio collega o ad altri ancora. Ecco, stai tramandando al tuo collega quest'arte. Esatto. Hai altri discepoli oppure vuoi tramandare quest'arte ai tuoi figli? Ma io mi auguro che i miei figli facciano tutt'altro, però insegnerò anche a loro quest'arte qui, anche per le loro esigenze, anche per non sciuparla, diciamo, dopo tempo. Pensi che ci sia un futuro per questa arte? Ma io credo di sì, perché c'è stato prima, poi si è perso, ma adesso, come potete notare, si sta di nuovo ritornando a queste origini. La soddisfazione più grande che ti dà il tuo mestiere qual è? È quella di creare qualcosa che si era perso nel passato e che adesso cerchiamo di tirarla fuori, diciamo, come delle cose che rimangono lì. Allora, da Franco passiamo a? Graziano. Graziano, raccontaci un po' di questa arte, dello fumaro. Niente, io lavorando con lui la prima cosa che devo imparare è imparare l'arte e metterla da parte, perché è una cosa bellissima da imparare e con il tempo penso che andremo avanti a usare ancora. Da ecco. Quanto tempo fai questo mestiere? Beh, con Franco sono quasi 12 anni che ci lavoro e mi trovo contento di avere un maestro come lui. Graziano, tu sei giovane e tramanderai ai tuoi figli questo mestiere? Vogliamo sperare? Non lo so, io è come
franco, penso che i miei figli andranno per altre strade, anche se grazie a Dio questo mestiere mi ha imparato molto. Franco, io so che tu appartieni a una famiglia molto importante, i Franco, Lupanararo. Parlaci di questo. Niente, questo soprannome deriva sempre dalla mia famiglia, perché erano costruttori di semplici cesti, quelli che si facevano con le canne e delle, poi di alberi, di arbusti molto malleabili, giusto per fare queste cose rotonde. Quindi facevano questi cesti, cioè il mio bisnonno, diciamo, con i suoi figli, che era mio nonno e altri 5 fratelli, dove è nata questa passione di fare queste ceste qui. Siccome li chiamano, in dialetto li chiamano panari, quindi è nato questo soprannome Panararo, che erano costruttori di queste ceste. Ma oltre a questo so anche di una discendenza importante. Niente, quest'altra discendenza, la famiglia Franca, che come si dice è stata insieme a quelli dei Capuzzimati i primi che hanno popolato proprio San Marzano, quindi sono i primi indigeni, se vogliamo dire così, di San Marzano. Bene, e noi da qui oggi vi salutiamo, ringraziamo il maestro Franco grazie a voi. E Graziano, grazie, ringraziamo tutti gli amici di San Marzano che ogni volta ci accolgono con tanta simpatia. Vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Terre del Salento, e per rivedere tutti i servizi che hanno fatto la storia del nostro programma basta sintonizzarvi su canale 185 Terre del Salento TV. Ci rivediamo per un altro incontro la prossima settimana, sempre qui sulla strada delle antiche arti e mestieri che impreziosiscono il nostro magico, meraviglioso Salento. Thank you.